Siamo con Lina Sastri, meravigliosa attrice, che questa sera darà spazio, leggerà due lettere, darà la voce a due operatori umanitari. Sì, siamo qua io e i miei compagni attori insieme a me e semplicemente leggeremo ognuno di noi un paio di queste lettere bellissime, tratte tra l'altro da questo libro di lettere che consiglio a tutti di leggere perché è veramente molto bello. Sono molto felice di essere qua perché Medici Senza Frontiere è un'organizzazione che agisce per la gente in difficoltà ed è fra le poche veramente straordinaria, seria. Tutti noi dovremmo, se possiamo, dare una mano così leggendo una lettera non è proprio niente, è molto facile, ce lo possiamo permettere. Come entrate in contatto con questa organizzazione umanitaria? Mi hanno contattato loro, mi hanno chiesto un paio di mesi fa di partecipare, io ho detto va bene e siccome ero a Roma oggi sono qua, eccomi qua. Allora parliamo invece dei suoi progetti, di quello che sta facendo adesso, di quello che vuole fare nel futuro. Che cosa voglio fare nel futuro? Chi lo sa? Adesso sto provando un monologo che ho scritto io stessa, che si chiama La casa di Ninetta, che è praticamente un racconto che si chiama appunto La casa di Ninetta, che uscirà pubblicato da Marsilio proprio ai primi di luglio, e che è dedicato a mia madre, quindi in parte autobiografico. E poi a settembre uscirà il film di Tornatore, Baria, al quale ho partecipato, quindi saremo tutti al Festival di Venezia. Invece la casa di Ninetta girerà un pochino a Roma, a Napoli e in giro qua e là quest'estate, ma poco. E poi un po' di vacanze, perché dopo una lunga stagione di Filomeno Marturano è un momento di stanchezza che bisogna un attimo andare al mare. Allora grazie e complimenti. Grazie a lei.